Ritorna la Fanum Fortunae, la Fano di Cesari, a dare vita e colore ai monumenti romani che la storia ci ha lasciato. L'Arco d'Augusto e le mura romane ritroveranno gli antichi legionari in elmo e corazza, i fasti degli imperatori, le modalità dei riti sacri, la vivacità del macellum, l'antico mercato, i ludi gladiatori e lo spettacolo più accattivante di tutti, la corsa delle mighe. Dal 12 al 16 luglio Fano ritornerà a romana in tutti i sensi. È la magia che emana questo spettacolo che in tutta Italia rimane unico nel suo genere. La nuova edizione è stata presentata dal sindaco Massimo Seri, che impersonerà Cesare Augusto, e dall'assessore al turismo Etienne Lucarelli, insieme ai rappresentanti di tutte le associazioni che hanno collaborato alla organizzazione: la Colonia Iulia Fanestris di Francesco Simoncini, la Simmachia Elenon di Marco Giordani, la Proloco di Giacomo Grandicelli, il Comitato dei Genitori di Sant'Orso, presieduto da Piero Valori. Quattro giornate con grandi spettacoli che coinvolgeranno tutto il centro storico. Mercoledì 12, l'inaugurazione con l'accensione del fuoco sacro al Pincio. Giovedì 13, la Fano dei Cesarini e la Corsa delle Bighette, con una grossa novità. Venerdì 14, ludi fortune, spettacoli e battaglia a Porta Maggiore. Sabato 15, Bacanaglia, festa delle fazioni in costume, e domenica 16, la Pompa Magna, con la Parata del Trionfo, la grande sfilata delle fazioni in costume romano e la Corsa delle Bighe. La Fano dei Cesarini, con una grande novità quest'anno portata dal Comitato Genitori di Sant'Orso, che è quella dell'inclusione, la Fano dei Cesari per tutti. Non solo i bambini potranno partecipare alla Fano dei Cesarini, ma verranno fatte delle bighe apposite per i ragazzini che saranno in carrozzina. Cambieremo la parte gastronomica, quest'anno la gastronomia non sarà più al Pincio. Per creare proprio un'ambientazione storica vera in quella zona, ma verrà spostata in piazza Andrea Costa, una vera e propria cena romana con tante attività ludiche di contorno e tante sorprese. Il sabato sera ci sarà la solita cena per le fazioni, che è chiamata Baccanalia. Ecco, gli eventi principali nella zona dell'Arena del Pincio sono: il venerdì una serie di spettacoli teatrali, il sabato alle 19 le fazioni che faranno le loro rappresentazioni artistiche, alle 21:30 il grande spettacolo della Colonia Iulia Fanestris, sempre molto atteso, e la domenica tornerà Pompa Magna, che di fatto racconterà il trionfo. C'è anche una novità per quanto riguarda le tribune? Sì, quest'anno le tribune saranno a pagamento, semplicemente perché sono tanti i cittadini se lo chiedono. Ovviamente non ci saranno soltanto i posti in tribuna, perché chi vorrà potrà stare tranquillamente nel percorso. Il biglietto sarà 5 euro il sabato sera o 3 euro ridotti sempre il sabato sera, e invece per la domenica, con il trionfo e poi la grande corsa delle bighe che culminerà l'edizione della Fano dei Cesari, sarà di 8 euro per gli interi e 5 euro i ridotti. Le riduzioni saranno dedicate ovviamente ai bambini dai 3 ai 12 anni, ai possessori, ai soci BCC, che è sponsor ufficiale della manifestazione. Importante quest'anno anche il supporto della Regione Marche. La Regione Marche sostiene, ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere uno dei più grandi eventi della Regione, che è la Fano dei Cesari Fanum Fortunae. Quindi confermo il contributo da parte della Regione, come è stato lo scorso anno, anche per quest'anno, e ringrazio tutti coloro che muovono questa macchina organizzativa, che è veramente complessa ma importante per la città di Fano e per tutta la Regione Marche.